salvezza, scrivilo. In nessun altro, nessun altro! In nessun altro vi è la salvezza! Perché non c'è alcun altro nome dato agli uomini nel quale possiamo essere salvati. In nessun altro è la salvezza. Non è Buddha, non è Padre Pio, non è nessuna statua, nessuna Madonna, non è Maometto, non è l'induismo, non è nessuna filosofia greca, nessuna filosofia orientale che ti può salvare. L'unico è Gesù Cristo di Nazareth. Avvicinatevi a Gesù Cristo, perché Lui è reale, Lui è il Re dei Re, Lui è il Signore della vita, Lui è risuscitato per dare anche a noi la certezza della vita eterna. Credete in Cristo, Lui è il Salvatore. Avvicinatevi al Vangelo, ricordatevelo, cari, nessun altro vi può salvare. Scritto qui negli Atti degli Apostoli, nel libro degli Atti, capitolo 4, verso 12, in nessun altro è la salvezza. Solo Gesù Cristo può salvare i peccatori. Accostatevi dunque a Lui con vera fede, con un cuore umile, con un cuore sincero. Invocalo, Lui ti ascolta. Il Signore Gesù Cristo ancora oggi ci dice: chiedete, vi sarà dato. Chiedete, vi sarà dato. Questo è il bello di Milano. Cercate e troverete, cercatelo con i vostri cuori, cercatelo nella Bibbia, nel Vangelo, non nelle statue. Per cercare il Signore non c'è bisogno di una statua, c'è bisogno di un cuore umile, c'è bisogno della fede, c'è bisogno del pentimento, bisogna pentirsi dei propri peccati per trovare la vita in Gesù Cristo. Credete nel Signore. Gesù è la via, la verità e la vita. Amen. Lui è morto per te, per me, per tutti noi. Sulla croce Gesù Cristo ha portato i nostri peccati, i nostri pesi, per darci il perdono di Dio, il suo Padre. Amen. Ricordatevi, cari, quando Gesù era sulla croce, mentre Lui soffriva per noi, mentre lo inchiodavano su quella croce, mentre Lui dava il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, per la nostra salvezza, Gesù Cristo disse: Padre, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Attraverso la croce noi possiamo avere il perdono. Credete nel Signore Gesù con i vostri cuori, chiedete perdono a Lui dei vostri peccati, e Lui vi perdonerà come ha fatto con noi. Lui vi purificherà, vi libererà dal buio, dai demoni.